Ma sempre di dividendi parla questo? Ma non ha altro da fare nella vita? Evidentemente no, perché anche oggi parliamo di dividendi. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video dell'investitore e risparmiatore della porta accanto. Quest'oggi ritorniamo a parlare di Dividend Aristocrats e ne andiamo a prendere 5 in particolare che hanno un dividendo attorno al 4%. In realtà, da quando ho preparato il video, qualcosina è cambiato, per cui qualcuno è leggermente sotto il 4%, ma a noi non ci fanno schifo, anche perché in un video successivo vi andrò a spiegare perché lo yield di per sé, il dividend yield, non conta tantissimo se si guarda a lungo periodo, ma lo scopriremo in un video appunto che uscirà fra qualche settimana, in cui ti indicherò qual è veramente l'indicatore di cui nessuno ti parla per quanto riguarda i dividendi. Prima di cominciare, ovviamente, ti voglio ricordare di iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche, di pigiare tutte le cose perché tanto siamo qui e ci divertiamo. Quello è un ottimo investimento. Allora, andiamo subito a parlare di questi famosi dividendi, di questi 5 Aristocrats, con un dividendo che è sempre, non dividendo, dividendo, che è sempre o comunque si aggira attorno al 4%. Ovviamente, insomma, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Secondo i dati, appunto, dello storico, i dividendi non solo contribuiscono in un modo molto significativo a un reddito degli investitori, per cui al cash flow, così come li conosciamo, ma anche a un rendimento totale del mercato complessivo, se studiati in periodi di tempo piuttosto ampi, piuttosto lunghi. Per esempio, se facciamo appunto l'esempio di tutto il rendimento dello Standard & Poor's 500 fra il 1900 e il 2000, per cui nell'arco di 100 anni c'è stato un rendimento medio di circa il 10,4%, e questo è stato costituito in parte, anzi nella maggior parte un 5,5%, dai dividendi. Pertanto i dividendi e i titoli da dividendo sono solo alcune delle componenti più vitali del mercato azionario. I dividendi stanno conquistando sempre più investitori, ovviamente perché aggiungono un ulteriore strato, un layer, come dicono gli americani, di sicurezza, perché ovviamente nel periodo in cui c'è un drawdown particolare del mercato totale, il flusso di cassa, a parte le eccezioni, continua ad esserci perché i dividendi continuano ad essere erogati soprattutto da aziende solide e importanti come le Dividend Aristocrats, di cui appunto oggi andiamo a presentare i 5 che hanno un dividendo lordo anno superiore al 4%. E dico lordo perché mi è stato chiesto più volte e lo sto inserendo in tutti i video adesso, il dividendo netto, cioè quanto noi in Italia, al netto della tassazione, andiamo ad incassare. Per cui partiamo prima di tutto dalla prima azienda, AbbVie, famosissima azienda con una market cap di 206 miliardi di dollari, un dividendo lordo del 4,46%, per noi italiani un netto del 2,8%, il ticker è ABBV e si occupa del settore pharma e biotech. AbbVie ricerca, sviluppa e produce e vende prodotti farmaceutici in tutto il mondo. L'azienda produce farmaceutici, appunto, per aree terapeutiche speciali come l'immunologia, malattie renali croniche, epatite C, salute delle donne, oncologia e neuroscienze. AbbVie offre anche trattamenti per malattie tra cui la sclerosi multipla, il Parkinson e il morbo di Alzheimer, per cui malattie che sono un po', diciamo, la parte fondamentale delle malattie croniche del giorno di oggi. È stata costituita nel 2012 e ha sede a North Chicago, dell'Illinois. Il numero di detentori di hedge fund che detengono questa azienda al momento è 72, un'informazione che volevo dare in questo caso. L'azienda praticamente è in moltissimi hedge fund proprio per questo motivo del dividendo, ma anche perché ha dei prodotti che potrebbero essere per alcuni un moat, come dice Warren Buffett. Nel primo trimestre del 2021 AbbVie Inc. ha avuto dei ricavi di 12,94 miliardi di dollari, in crescita del 50% su base annua, superando le stime di 160 milioni di dollari, le stime degli esperti. Ha anche guadagnato il 14,59% negli ultimi 6 mesi e l'11,74% da inizio anno, dal 2021. Alla fine del primo trimestre del 2021, 72 hedge fund su 886 monitorati dal sito Insider Monkey detenevano partecipazioni di AbbVie. Questo rispetto agli 83 hedge fund del trimestre precedente, con un valore di circa 6,96 miliardi di dollari in mano agli hedge fund. La seconda azienda è Walgreens Boots Alliance. Market cap di quasi 43 miliardi di dollari, dividendo lordo di 3,88%, netto del 2,44%, il ticker è WBA e si occupa di retail pharma. Opera come azienda di farmacie al dettaglio, principalmente lo fa attraverso 3 segmenti in particolare: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International e Pharmaceutical Wholesale.
Il segmento Retail Pharmacy USA vende farmaci soggetti a prescrizione medica e un assortimento di prodotti a dettaglio, tra cui salute, benessere, bellezza, cura del corpo, cura personale, materiali di consumo e prodotti di merchandising in generale, attraverso le sue farmacie al dettaglio. Fornisce anche servizi di farmacie speciali e servizi fatti per posta, spedizioni di farmaci per posta. Al 31 agosto del 2020, questo segmento gestiva 9.021 negozi al dettaglio con i marchi Walgreens, Duane Reade negli Stati Uniti e 6 farmacie speciali, Special Pharmacy. Invece, il segmento Pharmaceutical International vende farmaci soggetti a prescrizione medica, salute, bellezza, benessere, cura del personale e altri prodotti a consumo attraverso i suoi negozi, appunto, di farmacie e anche studi di ottica. Quindi una parte di prodotto che non c'è negli Stati Uniti, nonché attraverso Boots.com e un'applicazione mobile integrata. Questo segmento gestiva 4.428 punti vendita sotto i marchi di Boots, che è presente sia nel Regno Unito che in Irlanda, Benavides, Humane del Regno Unito, e comunque gestisce anche dei punti vendita oltre che al Regno Unito e Repubblica d'Irlanda, Thailandia, Norvegia, Paesi Bassi, Messico e Cile. Ha inoltre 550 studi di ottica, di cui 165 sono in franchising. Invece l'ultimo segmento, quello di Wholesale Pharmaceutical, si occupa dell'ingrosso e della distribuzione di prodotti appunto farmaceutici, generici, prodotti per la salute, per la bellezza, forniture e attrezzature sanitarie per la casa, oltre a fornire servizi correlati alle farmacie e ad altri operatori sanitari. Questo segmento opera in particolare nel Regno Unito, Germania, Francia, Turchia, Spagna, Paesi Bassi, Egitto, Norvegia, Romania, Repubblica Ceca e Lituania. È stata fondata nel 1901 e ha sede a Deerfield, in Illinois. Terza azienda, Con Edison. Market cap di 27,5 miliardi di dollari, un dividendo lordo del 3,99%, dividendo netto 2,51, ticker ED, e questo è il settore delle utilities. Consolidated Edison, attraverso le sue filiali, si impegna nelle attività di regolamentate di fornitura di energia elettrica, gas e vapore, forniture di vapore negli Stati Uniti. L'azienda offre servizi elettrici a circa 3,5 milioni di clienti a New York City e nella contea dei Westchester, gas a circa 1,1 milioni di clienti a Manhattan, nel Bronx, in alcune parti del Queens e nella contea del Western. A vapore circa 1.576 clienti in alcune parti di Manhattan. Fornisce anche elettricità a 0,3 milioni di clienti nel sud-ovest di New York e nel nord del New Jersey e gas a circa 0,1 milioni di clienti nel sud-est di New York. La società inoltre gestisce 533 miglia di circuito di linee di trasmissione, 15 sottostazioni di trasmissione, 64 sottostazioni di distribuzione, 89.673 trasformatori di linea in distribuzione sotterranea e oltre a 4.341 miglia di rete e 377.490 linee di servizio per la distribuzione invece del gas naturale. Inoltre, Consolidated Edison possiede, gestisce e sviluppa progetti di infrastrutture di energie rinnovabili ed energetiche e fornisce prodotti e servizi relativi all'energia ai clienti all'ingrosso e al dettaglio, nonché investe anche in progetti di trasmissione di energia elettrica, gas. L'azienda poi vende principalmente elettricità ai clienti industriali, commerciali, residenziali e governativi. È stata fondata nel 1823 e ha sede a New York. Quarta azienda, beh, come non ricordare uno dei miei amori, cioè nel mio portafoglio, io praticamente sono The Richman, Realty Income. Market cap di 28 miliardi di dollari, dividendo lordo del 3,93%, netto 2,48%, il ticker O e il settore appunto è Real Estate Investment Trust. Realty Income, definita con marchio registrato di The Montel Dividend Company, è una società appunto dell'S&P 500 dedicata a fornire agli azionisti un reddito mensile affidabile attraverso dividendi erogati in maniera mensile. La società è strutturata come un REIT, per cui un Real Estate Investment Trust, e i suoi dividendi mensili sono supportati da un flusso di cassa che viene generato da 6.500 immobili di proprietà, di contratti di locazione a lungo termine con i clienti commerciali della loro struttura. Ad oggi la società ha dichiarato 688 dividendi mensili consecutivi di azioni comuni nel corso dei suoi 52 anni di storia operativa e ha aumentato il dividendo 109 volte dalla quotazione pubblica che è avvenuta appunto nel 1994. Ultima azienda, People's United Financial Inc. Market cap 6,9 miliardi di dollari, dividendo lordo del 4,46%, dividendo netto del 2,81%, il ticker è PBCT e il settore è quello bancario. La People's United Financial è un'azienda che opera come una holding bancaria per la People's United Bank National Association, che fornisce servizi bancari commerciali, retail banking and wealth management ai clienti individuali, aziendali e comunali.
Il segmento commercial banking offre prodotti di deposito commerciale, prestiti immobiliari di tipo commerciale, mid market and business banking, finanziamento di attrezzature, magazzini ipotecari e prestiti basati su attività, servizi di gestione della tesoreria e capacità di mercato dei capitali. Il segmento retail banking offre prestiti a consumo, tra cui mutui residenziali e prestiti azionari per la casa, servizi di raccolta dei depositi dei consumatori, e questo segmento fornisce anche servizi di intermediazione, consulenza finanziaria e di investimento, gestione degli investimenti, assicurazione sulla vita, gestione della pianificazione finanziaria e servizi fiduciari non istituzionali. Inoltre la società offre servizi di cash management, municipal banking, online banking, investment trading e telephone banking. Opera attraverso una rete di 417 filiali nel Connecticut, nel sud-est di New York, Massachusetts, Vermont, Maine e New Hampshire, oltre a 631 sportelli di prelevamento e bancomat. La società è stata fondata nel 1842 e ha sede a Bridgeport, nel Connecticut. Bene, queste sono, diciamo, le aziende che vado a presentare quest'oggi. Perché ho scelto queste? Ma in linea di massima sono aziende che sono sempre un po' nella mia testa. Qualcuna è nel mio portafoglio, qualcuna vorrei che ci entrasse, magari a dei livelli di prezzo piuttosto accettabili, però bisogna anche considerare che non tutte queste aziende forniscono il dividendo a cui si va ad affiancare il capital gain. Come sapete, io cerco di investire sempre in aziende per le quali, oltre al dividendo crescente, dividend growth, posso anche tenere un capital gain nel lungo periodo. Non tutte queste aziende fanno così, perché molte di queste cercano, vanno a seguire alcuni cicli di mercato. Per cui bisogna fare delle opportune considerazioni se si vuole andare a valutare di investire in queste aziende. Ovviamente, come sempre, questi non sono consigli finanziari, infatti, come avete visto, non vado mai nel dettaglio, vado sempre nell'illustrazione di quelli che sono i parametri di tipo generico, generali di un'azienda, perché poi ognuno poi, quando conosce magari l'azienda di cui non aveva mai sentito parlare, o comunque ne aveva sentito parlare e non sapeva di cosa si occupasse, poi se prova interesse può andare a approfondire di proprio conto e andare a valutare, approfondendo tutto quello che è il discorso dell'azienda, per andare a decidere se è un'opportunità oppure no del proprio investimento. Ovviamente ti ricordo che se ti è piaciuto questo video puoi lasciare un pollice in su, che non si fa male a nessuno, soprattutto io, anzi mi faccio bene, e se sei nuovo sul canale ti puoi iscrivere al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Cosa mi è rimasto da dirti? Ah, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!